Benvenuti cari amici alla conferenza numero 745 a cura della comunità politica ed umana della CAP dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano. Siamo ormai giunti alla terza decade del mese di luglio, il caldo ci opprime da ogni dove, ma in defessa e direi in maniera diciamo così priva di soluzioni di continuità continua l'attività di formazione militante a cura della CAP dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Oggi torniamo alle conferenze in virtuale, segno di una precedente epoca, quella del Covid, e cedo la parola e il microfono a Simone Gambini, che parlerà su un tema molto particolare, inusitato per la nostra compagine politico-culturale, ovvero Adele Bonolis, una vita pro ecclesia et pontifice. Sarà una conferenza, come sempre, animata da una grafica accattivante, a tratti rutilante, e sono certo che ne trarrete comunque una qualche informazione e un certo giovamento. Quindi, senza ulteriori indugi, mentre l'estate esplode nella sua più, diciamo così, tumultuante e invasiva potenza, gli cedo molto volentieri parola e microfono. Adele Bonolis. Ebbene sì. Il cognome è identico a quello del famoso, amato e istrionico presentatore televisivo Paolo Bonolis, in quanto sua zia e sorella di suo nonno Carlo. In suo onore, infatti, Paolo ha chiamato Adele la sua quinta figlia, avuta dalla relazione con Sonia Bruganelli. Nell'intervista rilasciata sulla rivista Oggi nel mese di febbraio del 2021, il conduttore narra che da bambino, quando era ospite di una delle sue case nate per accogliere ex prostitute nella noia dei pomeriggi, giocava a uccidere lucertole, ma la zia lo riprendeva: non si fanno queste cose. Per il resto era una donna pacata, sorridente, gentile e mai banale, con un temperamento tanto docile che era impossibile farla arrabbiare. A motivo della stima di uno dei membri della famiglia Bonolis, dei giorni indimenticabili trascorsi negli studi televisivi per le ultime puntate di Ciao Darwin, che vi invito a seguire da settembre, che sono certo vi faranno sbellicare dalle risate, va bene, non è un programma edificante, ma fa ridere. Le risate sono sempre le benvenute, soprattutto di questi tempi, dove tutto sta andando a rotoli. Cambiano i governi, cambiano i programmi, ma il popolo sta sempre peggio. Si è concesso quindi regalar qualche momento divertente e stupido ogni tanto, per non dover tenere sempre il broncio o il musone. E per l'altra considerazione, tornando al succo del discorso che nutriva per Adele Bonolis l'ultimo papa degno di essere appellato come sommo pontefice, ossia Pio XII, tanto da insignirla dell'onorificenza pro ecclesia e pontifice per il suo servizio verso la Chiesa, la persona del mano pontefice, questa breve ma intensa conferenza merita di ricordarla e inserirla tra le grandi figure che incorniciano l'unico alcazar di verità e onore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, la CAPCA, baluardo di intransigenza e fedeltà, di amicizia e serenità, di spensieratezza e giovinezza, che da oltre 20 anni forma ed educa ai grandi veri, con conferenze e interventi paragonabili alle grandi battaglie per la difesa della fede e dell'onore di Dio e della Chiesa. Ed ora, senza indugio e spero in modo accattivante, vi presento, amiche e amici, la vita e le gesta di Adele Bonolis. Nata a Milano il 14 agosto 1909, è l'ultima nata dei 4 figli di Luigi Girolamo Bonolis e Luigia Varella. Battezzata nella Basilica di Sant'Ambrogio, trascorre i primi anni della sua esistenza saldamente ancorata ai sacramenti e, crescendo, si forma all'interno della gioventù femminile e dell'azione cattolica. Fondamentale per la sua attività è la vista di una prostituta mentre in compagnia del padre. Questo evento la segna al punto di decidere di dedicarsi a ridare alle prostitute la dignità persa e consentire loro una nuova vita e un riscatto sociale, in modo da ristabilire l'amore e trasformare il male nel bene. La guerra condiziona la vita di Bonolis,
il 17 agosto 1943 l'abitazione della famiglia in Viale Piave 28 viene distrutta da un bombardamento. Adele è costretta a trasferirsi col padre a Turate, dove è parroco Don Pietro Restelli, zio di Giuseppina Achilli. In questo periodo Adele si dedica alla formazione e all'insegnamento. Con l'aiuto di Giuseppina Achilli consegue la licenza magistrale e poi quella liceale. Tra il 1940 e il 1945 insegna a Lecco e Sondrio. Nel frattempo si iscrive alla facoltà di lettere e filosofia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano e consegue la laurea in filosofia appunto nel 1944 con una tesi sul male morale in San Tommaso. Negli stessi anni un evento attesta la sua vocazione. Il 24 giugno 1941, a 32 anni, in una piccola chiesa a Monte Rosso, si dona a Dio per sempre con una forma di consacrazione semplice e privata. Nel 1945 Adele Bonolis stende lo statuto delle Araldi dell'Amore. Ancora impegnata nell'insegnamento e negli studi, si era iscritta alla facoltà di medicina presso l'Università Statale di Milano, seppur poi non conseguendo la laurea, pensa per un certo periodo ad un ordine secolare vero e proprio, di cooperazione con l'ordine sacerdotale. È un intento che coltiva da tempo, quello di dare un ordine alla propria vita religiosa e alla piccola comunità di amiche, prima di tutte Giuseppina, con cui condivide ormai la casa, e poi Giovanna Negrini, che le si affianca a seguito di un'esperienza in un ordine religioso. L'idea verrà poi accantonata, forse perché percepisce che l'ordine le toglierebbe energia alla riabilitazione dell'amore. O forse perché, come sottolineerà varie volte, per lei è già definitivo il battesimo e sancisce il patto di amicizia fra Dio e l'uomo. Lasciata la gioventù femminile, passa ad operare nelle file delle Donne di Azione Cattolica e nel CIF provinciale di Milano dal 1945 al 1950. Una delle attività più apprezzate del CIF è senz'altro quella delle colonie estive, organizzate in quelle che venivano denominate le Case del Sole. Qui si accolgono soprattutto i bambini orfani, disagiati e con problemi di inserimento. La prima esperienza con la colonia estiva, Adele, con l'amica Giuseppina, la fa da luglio a settembre 1946, durante le ferie dell'insegnamento in Valsassina. L'esperienza è entusiasmante per tutti ed anche la popolazione ne rimane edificata. Il 16 marzo 1948 la Casa dei Ragazzi si costituisce in associazione. Adele non partecipa in prima persona alla sua costituzione, in quanto occupata sia con lo studio universitario che con il lavoro. Per la stima che alcune personalità hanno nei suoi confronti, le viene comunque affidata la direzione pedagogica. Insegna anche religione nelle superiori ed i suoi alunni, da allora, hanno testimoniato che è stata tanto modesta nel modo di presentarsi quanto intelligente e penetrante nei giudizi. Nel modo di dialogare con la classe e con i singoli, è perfettamente capace di tenere la disciplina. Nel maggio del 1949 Adele si trasferisce nella casa di Via Lanzone 18 a Milano e con lei suo padre, invalido, l'amica Giuseppina Achilli e Irma Lorenzelli in qualità di domestica. Questo indirizzo sarà sempre aperto per i bisognosi, una sorta di casa di prima accoglienza. Nel 1957, a seguito della legge Merlin, che prevede la chiusura delle case chiuse, l'attività di Adele si fa a dir poco vorticosa. Apre a Montano Lucino, comune italiano della provincia di Como, un centro di accoglienza per ex prostitute, la casa di orientamento femminile Maria Assunta. Adesso seguono la casa San Paolo a Vedano al Lambro, la casa Maria delle Grazie a Cibrone di Nibbiolo vicino Lecco e la villa Salus a Salerno in provincia di Como. La sensibilità di Adele però si estende anche ad altre categorie di donne a rischio, le ex carcerate e le malate psichiche. Nella sua attività è mossa dalla convinzione che la fede cattolica ci impegna a credere fermamente al valore della persona umana e nessuna deturpazione può essere sufficiente ad annullare questo misterioso ma reale valore. Nelle sue case vuole un clima familiare, quasi un auto mutuo aiuto, che aiuti la riabilitazione della persona e la sua ricollocazione nell'attività lavorativa e nella società, aiutata in ciò anche dalle dimensioni ridotte che impone la sua struttura, una trentina di ospiti o poco più. I pilastri di Adele sono sintetizzati nelle tre P, previdenza, prudenza, provvidenza, che costituiscono il programma educativo minimo.
alla provvidenza deve far ricorso spesso, soprattutto quando nelle sue case manca anche il necessario, che però al momento giusto non manca mai di arrivare, al punto che sul letto di morte la sentiranno esclamare: «Le case non le ho fatte io e non le moltiplicherò. Dio le ha fatte, semmai Lui le moltiplicherà». Se proprio non moltiplicate, il buon Dio le ha mantenute in vita, a oltre 40 anni dalla morte di Adele, con lo stesso spirito che le aveva loro dato, soltanto estendendo le categorie di svantaggiata a cui dare assistenza. Perché alla base di tutto continua ad esserci la molla di un amore basato su una nitida concezione di un Dio Padre provvido, che ama tutti i suoi figli così come sono. Quasi citando Padre Brown di Chesterton, Adele afferma che la trama della nostra vita è fatta da Dio. Noi siamo sotto e vediamo il rovescio. Un domani vedremo il dritto. Nel 1955, per i suoi numerosi meriti, Sua Santità Pio XII la insignisce dell'onorificenza pro ecclesia pontifice. Nel 1959 il Comune di Milano le conferisce la medaglia d'oro di benemerenza e nel 1967 riceve dal Ministero di Grazia e Giustizia il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale, con facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo e, dalla provincia di Milano, la medaglia d'oro di benemerenza. Nel dicembre del 1976 Adele Bonolis è operata per un tumore all'intestino, ma non si arrende e fino alla morte, avvenuta l'11 agosto del 1980, si dedica alle sue opere. Il feretro, per tutti coloro che vorranno rendergli onore o che vorranno recitare una preghiera, è stato inumato nel cimitero di Lucignasco, nel Comasco. Chi l'assiste in questi anni di sofferenze rimane stupito dalla serenità con cui questa donna dinamica viva con estrema dignità la sua malattia. Innanzitutto tante sue amiche, invece di confortarla, finiscono per essere confortate. E poi c'è il medico che la segue. Parlerò dopo qualche anno di una straordinaria libertà di dialogo, anche quando si tratta di comunicarle la gravità del male. Adele è quindi sempre fiduciosa e serena. I funerali sono celebrati, così come il suo battesimo, presso Sant'Ambrogio, e nell'omelia di lei si dirà: avvicinando Adele Bonolis, l'impressione è quella di chi trova in lei un punto di appoggio, un luogo di rifugio, una speranza per procedere nel cammino. Si è sempre preoccupata di comportarsi come la vela di una barca che cerca il soffio del vento e da essa si lascia condurre. Per tutti coloro che l'hanno amata e conosciuta, consiglio di visitare il sito adelebonolis.it, dove potrete trovare altri aneddoti sulla vita e le opere di questa grande donna milanese, che ci auguriamo possa essere elevata agli onori dell'altare se la clemenza di un Papa cattolico lo permetterà e lo riterrà opportuno. Se questo breve intervento fosse stato di vostro gradimento, non dimenticate di mettere mi piace e di diffonderlo sui vostri canali e sui vostri social. Ringraziandovi per l'attenzione, colgo l'occasione per augurarvi serene e fauste vacanze estive, ricordandovi e ricordandoci di andarci non solo con i vostri amici e le vostre amiche, con i vostri genitori o con chi amate e desiderate, ma anche e soprattutto con Cristo, nostro Duce e Signore, Sovrano e Imperatore, che mai si stanca di seguirci ovunque andiamo. Grazie e a Dio piacendo, arrivederci a settembre, sempre qui sul canale della K, sempre qui con Simone P.B. Gambini, Pier Giorgio Seveso e gli altri membri della CAPK dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Io ringrazio nuovamente Simone per questa conferenza davvero interessante, profonda, variegata e al contempo ricca di quell'esemplarità cattolica che caratterizza la gran parte delle nostre conferenze. Spero che chi ha ascoltato ne abbia tratto i frutti maggiori, anche in questa stagione dove, per così dire, i frutti maggiori spesso li trae il demonio, perché si suol dire che l'estate è la medemia del diavolo, ma mi auguro che non per tutti voi possa essere così. Quella che avete avuto l'avventura di ascoltare era la conferenza numero 745 a cura della comunità politica ed umana della CAP, l'Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano. Appuntamento è alla prossima, anche col nostro relatore, diciamo così, a distanza, che è Simone Gambini Bonchi, che ringrazio per la ennesima volta.